sapranno offrire il volto migliore della regione, la città, le città, la federazione hanno fatto un grande sforzo organizzativo, economico e sta al movimento pallavolistico di Abruzzo approfittare al 100% oppure no. A cosa mi riferisco? Questa manifestazione così importante, se poi non è vista dal vivo dai giocatori e dagli allenatori dell'Abruzzo, è un spreco imperdonabile. E lo dico perché succede che dice non possiamo venire alla partita, abbiamo allenamento. Quanti allenamenti ci sono nell'anno e quante manifestazioni di questi livelli da vedere dal vivo ci sono negli anni? Quindi io mi auguro che i miei colleghi dell'Abruzzo, invece di allenare, portino i ragazzi a vedere almeno una partita per squadra, soprattutto del settore maschile. Voglio contare quanti giocatori che giocano pallavolo in Abruzzo vengono a vedere i campionati europei, perché sennò queste manifestazioni, questo grandissimo sforzo, sì, hanno una valenza senza dubbio turistica, perché come ha detto il Presidente della pallavolo, vengono famiglie, quindi si muovono i soldi, alberghi, ristoranti, bar, però noi che siamo allenatori vogliamo che si muova anche l'altra parte, diciamo, che è la parte tecnica del reclutamento, crescita dei ragazzi, e quindi mi auguro questo. Poi noi daremo sicuramente il massimo perché ci sia anche un risultato, ma il primo risultato è che intanto si vengano a vedere le partite. Poi se riusciamo a vincere anche noi saremo tutti felici, ma comunque sono partite di livello assoluto, perché Europa è da sempre il continente che ha squadre migliori, se togliamo il Brasile, l'Argentina, a livello junior nemmeno gli Stati Uniti, e quindi è quasi un mondiale quello che si giocherà qua. Quindi mi auguro tanto che questo succeda.